Il Giro di Boa è la terza tappa dei trofei MP Exhaust Mass ed è dedicata al compianto Pippo Stanga. Adrenalina 1000, facce serie e tanta concentrazione sui volti di chi è pronto a sfidarsi in quel di Varano. A Riccardo Paletti è il momento della verità, una pista tecnica dove servirà inventiva ed ingegno per vincere e farci divertire. Ma adesso non è il momento di parlare, bando alle ciance, parola ai motori e che vinca il migliore! Nei box dopo le qualifiche con Simone Saltarelli, com'è andata Simone? Ciao a tutti, benvenuti a Varano. E oggi abbiamo fatto qualifica 1 lì del terzo round del Moto Estate. Tutto sommato bene, sono secondo e ho migliorato il mio best diciamo di sempre qui, ho girato in 8.3, quindi direi che stia andando per il verso giusto. E niente, qui come la gara scorsa c'è parecchio caldo, una fa abbastanza importante, e quindi per la gara che sarà 15 giri sarà una bella lotta fino alla fine. Sì, 15 giri sono lunghi e quindi ne vedremo delle belle. Nei box con Stefano Munerato, qui a Varano gran caldo Stefano, però la fortuna di essere sostenuto da un grande team. Sì, un grande team, ci corro ormai da 2 anni, questo è il primo anno che faccio il Moto Estate e diciamo riesco con i ragazzi, riusciamo sempre ad avere la moto al top in qualsiasi occasione. Sto cercando, perché per me sono piste nuove comunque sia, di cercare di migliorarci sempre di più per arrivare a ottenere dare sempre il 100%. E diciamo con loro io mi trovo benissimo e riusciamo sempre a avere quel vantaggio in più, riusciamo sempre a settare la moto in maniera perfetta per la gara, diciamo. Ottimo, non vi manca niente. Non ci manca niente, grazie mille. Grazie. Tutto pronto per la 600, pronta ai nastri di partenza, terzo round in quel di Varano, la pole position di Kevin Manfredi in 1.07.060, in seconda posizione Marcheluzzo, a chiudere la prima fila, super Simone Saltarelli, a poco meno di una manciata di millesimi dalla seconda piazza, pronto sicuramente ad insidiare Marcheluzzo, a giocarsela fino alla fine per la seconda posizione, assodato che Kevin Manfredi farà una gara a sé. Seconda fila che si apre con Nicolò Bianucci, Alessandro Pozzo, e a chiuderla Michael Ferrari in 1.09.160, non è così lontano da Pozzo dalla quinta posizione. Ferrari è pronto con la sua numero 13 ad insidiare i diretti contendenti, anche e soprattutto in vista della classifica finale, che è quella che più interessa ad alcuni di questi piloti. Terza fila che si apre con Sansavini, Travagliato e Gioia. Quarta fila con Gallan 1.09.858, Jack 1.09.877 e a chiudere la quarta fila con il numero 86 Stefano Munerato 1.10.217, il primo che scende sotto il muro del 10. Munerato proverà sicuramente ad insidiare i diretti contendenti, anche perché si trovano nel circolo di 7 decimi, 6 piloti, e sarà pronto a battagliare anche e soprattutto con chi apre la quinta fila: Francesco Bucenti 1.10.286, Casalotti 1.10.448, Fortunati 1.10.485, sesta fila che si apre con Alex Marley, Matteo Osler 1.11.458, Luigi Serra 1.11.809, Jacopo De Maria ad aprire la settima fila ed ultima anche in 1.12.401, Massimo Enrico 1.15.178, Emanuele Marotta a chiuderla 1.19.188, con tempi decisamente alti per quest'ultimi che non hanno trovato il giusto grip e la giusta performance sul Riccardo Paletti, 2.350 metri per un totale di 14 giri. Allora adesso interviste pre-gara e poi ci vediamo qui per l'inferno della 600. Abbiamo qui con noi Stefano. Stefano, sei carico per questa gara? Sì, carichissimo, pronto dal 100%. Userai qualche tattica, ce la vuoi svelare? No, cercherò solo di partire bene e di fare del mio meglio. In bocca al lupo, Stefano. Crepi. Ben ritrovati, sempre Varano, il terzo round. Ci troviamo qui con la 600...
con un pole position di Kevin Manfredi. Buongiorno caro Andrea Tomio. Ciao ragazzi, buongiorno, ben ritrovati. La pole di Manfredi 1.07.060, Marcheluzzo e Saltarelli a chiudere la prima fila, seconda fila con Bianucci, Pozzo, Ferrari, Sansavini, Travagliato, Gioia, Gallan, Jack, Munerato, Bocenti, Casalotti, Fortunati, Marley, Osler, Serra, De Maria, Enrico, Marotta. Che gara ci aspettiamo? Lascia perdere Manfredi, che gara ci aspettiamo? Beh, intanto c'è da dire che Manfredi con questo tempo ha fatto il record della pista, fatto quindi un tempone esagerato. Tempone esagerato, quindi tolto lui, potrebbe essere un Saltarelli e Marcheluzzo a darsi un po' fastidio. E poi non lo so, scopriremo strada facendo. Lo scopriremo strada facendo, come diceva il buon chi? Strada facendo, diceva Baglioni, via! Via, 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 partiti ragazzi, subito la 600 inizia con un Manfredi che parte largo e interno. Mamma, come ha scodato, forse Saltarelli. È Saltarelli colui che scoda e che si trova in seconda posizione in questo caso, con Marcheluzzo alle spalle. Partenza interessante, partenza dove vabbè Manfredi ha deciso di prendere e scappare. Sì, sì, questa gara sembra deciso di partire subito forte. E nel frattempo dietro non stanno a guardare, perché appunto Saltarelli proverà con tutte le forze, anche Marcheluzzo, a cercare di non farlo scappare. Di non farlo scappare nonostante un tempo stratosferico in qualifica. Eccolo qui, Simone Saltarelli che si trova in seconda posizione alle spalle di Super Kevin Manfredi. Saranno 14 giri di percorrenza per quanto riguarda la 600 Open. Ti aspetti qualcosa di mirabolante, Andrea? Beh, mi aspetto probabilmente che con questo caldo potrebbe esserci sì un degrado finalmente delle gomme. Finalmente. No, non ce l'auguravo per nessuno, no, però. Però ci sta, ci sta. Dopo diciamo che sono gomme specialmente chiusa. Quella bandiera gialla e rossa continuano a sventolare. Sì, perché il filler è sempre lì per terra. Soprattutto, ecco, vedi dove ci si va a passare. Eccolo qua, vedi? Sì, 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 sì. L'abbiamo visto adesso Ferrari in quadratura interessante. Ferrari che vede da lontano Manfredi, Saltarelli e Marcheluzzo che stanno iniziando a scappare. C'è da dire una cosa importante, che i primi tre sono wild card. Sì, quindi Saltarelli no. Saltarelli no, non è okay, una wild giusto card. Allora, primi due wild card, Saltarelli e Saltarelli, Ferrari non è una wild Ferrari card. Se la giocano, ci sono diversi piloti che devono, quindi, per forza di cose, questo momento giocare. Per Saltarelli è una prima posizione. Esatto, lo ricordiamo come sempre, facciamo bene a farlo. A scopo giustamente informativo, che ci sono delle wild card che partecipano a queste al MES che in preparazione per altri campionati. La wild card non va a punti, vanno a punti soltanto coloro che sono iscritti al campionato di riferimento. Esatto, esatto, esatto. Mentre Kevin Manfredi ultima il secondo giro, si trova già in una posizione di distacco abbastanza interessante. Non riesce a ripercorrere però, Andrea, i tempi meravigliosi, il tempo meraviglioso che è riuscito a stampare in qualifica. Qui fa un 1.08.112. Saltarelli va 7 decimi più lento, con Marcheluzzo anche lui 7 decimi più lento. Però cercano di tenersi in qualche certo, maniera. Certo, ho certo visto distacchi molto più importanti, però Manfredi sta iniziando a scappare. Eh sì, sta iniziando a scappare, cosa praticamente che avevamo già messo in preventivo. Esatto, esatto, ma non solo noi forse. Ad esempio a Varano, però ti ricordo, questa qui è una cosa che dobbiamo dire a te a scopo informativo, la scorsa volta, se ricordi, la prima, il 25 aprile, aveva praticamente vinto la gara, ha deciso l'ultima curva di rientrare ai box per assegnare la seconda posizione, o meglio la prima posizione, a chi lo stava, a chi era dietro di lui. Certo, certo, sì. Quella effettivamente fu una scelta sua. Sì, esatto, esatto. Adesso vediamo se lo rifarà anche questa volta o se deciderà di continuare fino alla bandiera a scacchi. Esatto, mentre ultima intanto il giro, è una pista decisamente diversa da quella del Cremona Circuit, molto più scorrevole, molto più veloce, mentre c'è lotta Bianucci-Ferrari, con Bianucci che ha scavalcato Ferrari, lo avevo visto in precedenza, un'inquadratura, Ferrari inseguito a sua volta da Pozzo. È una situazione che è un po' cambiata tra le prime due file rispetto alle posizioni iniziali, con Munerato che cerca anche lui di rincorrere le spalle, perché partivano Manfredi, Marcheluzzo, Saltarelli. Ad esempio Marcheluzzo è stato scavalcato da Saltarelli, Bianucci, Pozzo, Ferrari. Bianucci ok, Pozzo è stato scavalcato da Ferrari, che si trova in questo momento in quinta posizione. Esatto, esatto, quindi c'è da vedere infatti anche le parti diciamo dal terzo quarto in poi, che
si stanno un po' facendo qualche sorpassino, qualche controsorpasso. Sì, però si stanno anche forse un po' studiando. La gara, sì, è molto lunga. Esatto. Abbiamo parlato di sofferenza magari delle gomme, che può starci perché 14 giri sono tanti. Si corre, lo ricordiamo, alle 15, che forse è l'orario più caldo. No, forse è mezzogiorno, non è più caldo. Sì. Però le 15 faceva molto caldo in quella giornata torrida. Esatto. Mentre Manfredi intanto ha deciso già di andare ad ultimare anche il quarto di giro. E ti dico subito, in quanto va Kevin Manfredi, è il miglior giro. Per adesso sta iniziando a trovare un buon setup. 1.08.079, si sta avvicinando all'1.07 altissimo. Però Manfredi va, e se lui va 1.08.070, a Saltarelli 1.08.9, 1.09.3 Marcheluzzo. Occhio, perché Saltarelli prova a scappare da Marcheluzzo. Sì, infatti, sì, diciamo che come tempi sono un po' tutti, però seguono quella striscia delle posizioni che hanno in pista. Anche del giro della qualifica. Bianucci, ad esempio, fa 1.09.442, il suo miglior giro. Però non è così lontano da Marcheluzzo per quanto riguarda i tempi, ma ha già acquisito un po' di gap, perché nella rincorsa a Ferrari ha perso diverso tempo. Esatto, esatto. Quindi attenzione. Sì, ce la fa, sorpasso. Madonna, forse vediamo un po' se lungo, riesce a starci. Sì, sì. Beh, ce la tiene, bravo, gran sorpasso. Gran sorpasso nelle retrovie, penso da parte di Munerato, mentre Manfredi, noi guardiamo un sorpasso di qualcuno e vediamo Manfredi che taglia il traguardo dell'altro giro e diciamo: bene, a quanto è andato questa volta che di Manfredi? Esatto, andiamo a vedere. Questa volta ha detto che è andato al quinto giro 1.07.913, ha battuto il 6.8 e sì, quindi va in un 7 alto, però 1.07.9. Non si avvicina però ai tempi che ha fatto in qualifica. Perché questa cosa secondo te? Tanto Saltarelli, mamma, guarda come tutti sviano quel filler, mi dicevi? Sì, il filler, sì, esatto. Dove appunto nella nuvolina di Fantozzi, mi sembra. Però ti chiedo, come mai? Allora, come mai è sicuramente, secondo te? No, beh, anche non secondo me. Sicuramente è una scelta di gomme da qualifica. Quindi se tu metti delle gomme da qualifica, sono delle gomme che magari durano 2-3 giri, dove tu dai il 100% e dai tutte anche le tue energie per fare quel giro, quel tempo. Qua devi comunque amministrarti 14 giri e quindi, che sono tantini, invece che andare al 110% vai al 100%, al 95%, perché devi semplicemente arrivare fino alla fine. Poi oggettivamente Manfredi, lo ricordiamo, essendo wild card, più che altro devi amministrare. Esatto. Perché ha già un vantaggio tale, adesso andiamo a vedere, 5 secondi, che gli permette, bandiera blu intanto, iniziano già dei doppiaggi. Cioè, siamo già ai doppiaggi al settimo giro, siamo praticamente a metà gara. Madonna. E effettivamente c'è già qualche pilota che inizia a essere doppiato. Quindi capiamo anche che è una gara che poi deve essere impostata anche diversamente. Poi ripetiamo, Kevin Manfredi arriva a Varano, come è venuto a Varano la volta prima, con la voglia di divertirsi, certo, e di, certo, di fare quello che è il suo lavoro e di allenarsi. Quindi giustamente non gliene si può fare la colpa, però effettivamente come mata lui la gara non lo fa nessuno. Però ha un vantaggio importante, e in altre occasioni era stato molto più performante. Lo ricordo con vantaggi molto più importanti. Ad esempio, sì, a Cervesina lo scorso anno nell'ultima gara fece un qualcosa di stratosferico, andando via, scappando e non vedendo più nessuno. Sì, te l'ho detto, Varano è una pista dove sì, puoi fare un po' di differenza, però come vedi anche come tempi ci può ballare un secondo e mezzo dai diretti inseguitori. Più la pista è veloce, più si possono alzare i tempi di distacco, intendo. Quindi qui ad esempio Manfredi fa 1.07.973, 1.08.7 Saltarelli, comunque sta di media tra gli 8 e i 9 decimi, che sono tanti. È quasi un secondo. Però comunque Saltarelli ci sta provando a rimanere incollato in scia, mentre Ferrari è stato scavalcato da Pozzo. Sesta posizione per Michael Ferrari, lo vediamo inquadrato in questo momento. Fa gara a sé, Ferrari ha mollato di schianto, ad esempio. A livello di tempi Ferrari fa 1.10.7, 1.11.5 l'ultima tornata, ad esempio. Qui una bella paga gliel'ha data Ebianucci in precedenza con un 1.10.6. Un secondo più veloce Bianucci. È una gara che è molto più gara votata ai tanti giri con pochi sorpassi, però ci sono tantissime differenze, Andrea. Sì, forse quasi troppe, capito? Quindi diciamo, pensavo che ci potesse essere anche la sfida tra Saltarelli e Marcheluzzo, ma mi sembra che sono molto lontani. Sì, infatti l'un con l'altro.
infatti sono già abbastanza staccati. Marcheruzzo è un po' più arretrato. È un po' più arretrato, abbiamo già, siamo praticamente tra poco quasi a due terzi di gara, perché tra poco Manfredi taglierà il traguardo del nono giro, entreremo nel decimo giro. Si presta davvero a commenti che possono, tra virgolette, poi lasciare un po' il tempo che trovano, anche perché Andrea stiamo vedendo adesso un onboard lunghissimo da parte di Ferrari, abbiamo praticamente visto quasi tutto il giro, adesso dobbiamo vedere qualche slow motion, questo è Simone Saltarelli ad esempio nelle fasi iniziali della gara, e l'interpretazione poi che fa ogni pilota varia, se è chiaro che Manfredi faccia la gara che deve fare e sono gli altri poi che devono combattere per la loro, certo, per la loro posizione, più che altro per la loro classifica, perché tra poco vado ad aprire un po' quello che è la classifica che a noi interessa, e Saltarelli se la deve giocare poi con Bianucci, perché questo è quello che interessa di più a lui. Sì, assolutamente. Intanto vediamo qualche slow motion. Questo... molto belle questi slow motion che stiamo vedendo. Abbiamo visto in precedenza qualche slow motion da parte di Manfredi, abbiamo visto Saltarelli, Bianucci. Stiamo vedendo diversi piloti. Questo è Osler, ad esempio, alle spalle c'è Osler. Sì. Munerato abbiamo visto, questo è Munerato. Alle spalle c'era Osler. Questi sono tutti slow motion in riferimento alla fase iniziale della gara. Questo è Michael Ferrari, che abbiamo visto, ecco ad esempio Ferrari è invischiato nella lotta per la vittoria finale. Poi quando faremo la comparazione finale per andare a vedere i vari stint, per capire come si arriva poi, perché questo è una sorta di giro di boa, lo stiamo ricordando per tutte le categorie, Andrea, e allora lì sì che poi si fanno dei calcoli, si capisce quale sarà poi la situazione finale per quanto concerne la risoluzione poi della classifica. Munerato alle spalle di Jack, si fa forte, fortissimo. Vediamo che escono fuori dalla chicane prima del rettilineo. Munerato sembra averne tantissimo di più e forse l'ha scavalcato in questo caso. Sì, secondo me era un doppiato, sai. Dici? Perché è uscito troppo forte. Con troppa facilità. Esatto, forse veramente veramente troppo più forte. Effettivamente non ha nemmeno provato a resistere a quel tentativo di sorpasso. Era probabilmente un doppiato. Mentre vediamo Kevin Manfredi, una bellissima inquadratura dall'altro della X prima della chicane finale, che ci porta all'ingresso del decimo giro, ultimato da parte di Kevin Manfredi. Ormai i tempi si stanno un po' andando ad assottigliare. Abbiamo tanti doppiati, vediamo bandiere blu che sventolano e tutta una forza. Differenziazione adesso Andrea che è veramente altissima. Non a livello di tempi, proprio a livello di distacco, anche a livello visivo. Anche ti chiedo la guarda qua ad esempio Saltarelli come scoda. Ti chiedo anche a livello di concentrazione. Fa fatica un pilota in questo caso a mantenerla vedendo lontano l'obiettivo e sentendo lontano chi gli ruggisce alle spalle? Sì, perché comunque lo vedi là e sai che non ce la fai ad andarlo a prendere. E d'altro alle canto sai senti anche che non c'è, che nessuno, non c'è nessuno dietro. E sì, tiri, fai. Cioè, la mia domanda è più adrenalinica. Chiaramente è una gara dove ci sono tanti piloti che stanno lottando. Però in questo caso devi fare probabilmente più attenzione, perché l'attenzione che tu riservi quando sei in lotta è chiaro che sai già che devi averla, ma in questo caso fai più fatica e quindi devi essere più attento. Sì, anche perché ti può portare magari a fare un errorino piuttosto che... L'abbiamo visto in 300, Lisci era da solo, esatto, è scivolato da solo. Sì, che dici, non ha fatto un attacco, non ha fatto niente Non è che strano. Era in lotta con qualcuno, evidentemente. È vero. Mentre Manfredi taglia l'undicesimo giro, adesso la distanza è siderale con Saltarelli. Prende praticamente più di un secondo a giro. Però anche tra Saltarelli e Marcheruzzo la distanza c'è, anche perché guadagna, ha guadagnato tanto Saltarelli, che continua con le sue curve a cesellare quella seconda posizione che gli darebbe una prima posizione nella generale. Esatto. E ti vado a ricordare una cosa: Saltarelli a Varano, in gara, nella prima gara inaugurale, raccolse solo 9 punti. Quindi occhio, perché per Saltarelli è fondamentale vincere per riaprire il campionato. Vincere, lo ricordiamo Andrea, qualora non lo ricordassero i telespettatori e chi sta guardando la gara, che la vittoria di Saltarelli riguarda la classifica generale, non la vittoria poi della tappa di Varano, che probabilmente andrà con tutto il bene a Manfredi. Certo. Però è fondamentale per Saltarelli rientrare in quel lotto, anche perché poi a quel punto lì qua sì che ci sarebbe grande gara in 600, visto quello che stanno dando tutti i piloti.
E soprattutto, chissà, poi dopo vai anche con un altro spirito poi a Cervesina. A Cervesina e poi a Cremona, dove a Cremona ad esempio vinse classifica la mano Saltarelli un mesetto fa, e a quel punto arriva con i favori del pronostico, anche perché Cremona è l'ultima tappa e Cervesina è una pista ancora diversa. Molto esatto. Diversa, vero? Esatto, esatto. Ancora diversa da tutte. Ma quest'anno sono tutte un po' diverse, nel senso che un po' larghino. Chino, sì, però la riprende. Però la riprende. Diciamo che Varano, Cervesina e Cremona sono completamente diverse. Qual è secondo te la più attraente per un pilota? Ma sei affezionato a Varano tu? Ma a me piace Varano, nel senso, però anche Cervesina è bella come nel campionato. Non ho avuto ancora il piacere di girare a Cremona con la pista nuova, diciamo. Sì. Quindi quando andrò a Cremona. Tanto due giri al termine, Manfredi ha scavato il solco. Noi stiamo evidentemente anche cercando di fornire quanti più certo. Informazioni possibili. Andiamo a vedere la classifica: Manfredi, Saltarelli, Marcheruzzo, Bianucci, quello Pozzo, è. Ferrari, Fortunati, Gioia, Bocenti, Marley, Jack, Osler. Queste le prime 12 posizioni. Stiamo anche un po' capendo, degrado non ce n'è stato ad esempio, però sembra di no perché i tempi sono abbastanza fotocopia. Questo è Michael Ferrari, sono abbastanza fotocopia. Ferrari tra l'altro ha scelto una tuta ottima per affrontare il caldo, tutta nera, esatto. Per una giornata fresca. Sì, sicuramente non è fresca, te lo posso garantire che si crepava di caldo, esatto. Proprio detto in termini molto tecnici. No, lo so, neanch'io. E lì con Mary al mio fianco a un certo punto mi ha guardato e ha detto ciao, me ne vado, non ce la faccio più a stare qua. E mi sono sorbito in maniera positiva tutta quanta la cronaca di diverse gare che potrete poi sentire anche sul canale YouTube. Potete seguirci su Instagram, su Facebook per quanto riguarda il Moto Estate, mentre Manfredi si accinge a tagliare il traguardo di quello che sarà poi l'ultimo giro, il final lap. Eccolo qua, Kevin Manfredi. Non vi sto più aggiornando sui tempi, anche perché la distanza è siderale. Questo ad esempio è un doppiato, esatto. E non è Saltarelli che ha fatto una rimonta clamorosa, no. Saltarelli tra poco comparirà, eccolo qui. Compare per quello che è l'ultimo giro. C'è un rettilineo di distacco, Marcheruzzo, più di un rettilineo, più di un rettilineo. Manfredi vuol dire che ha deciso poi di scappare, di darsela a gambe. Per come sta facendo l'ultimo giro, dà da pensare che non si voglia fermare. No, mi sembra che abbia l'intenzione di volerla chiudere dire questa la vinco io, tanto comunque chi ha le spalle esatto. si assicura la vittoria. A questo esatto. punto è anche giusto, è anche un giusto. Premio per se stesso, certo, voglio dire. Certo, ci sta. Oh. L'ha fatto dall'inizio alla fine la prima posizione, perché mai, ora oggettivamente, apprezziamo tantissimo la prima volta il fatto che decise di lasciare le posizioni, però forse oggi si va a prendere la prima posizione per quanto riguarda, lo ricordiamo, la gara. Ma poi alla fine, tra poco Manfredi sta per tagliare il traguardo, alla fine della gara andremo a fare un po' la comparazione, perché qui oggi per Saltarelli è una grandissima tappa importante. Vince e decide di tagliare il traguardo Kevin Manfredi, primo, guardalo, eccolo qui, guardalo su una ruota, scacchi, su una ruota, esulta giustamente, ma chi deve esultare più di tutti non sono i doppiati ma è alle spalle, super Simone Saltarelli con un Marcheruzzo che si è avvicinato ma non lo ha preso. Secondo Saltarelli, terzo Marcheruzzo, alle spalle Bianucci, Ferrari e Fortunati. Attenzione perché Pozzo non lo vedo più. Passa Bianucci, anche per Bianucci punti importanti. Sì. Occhio però perché Saltarelli si avvicina e adesso tra poco arrivano Ferrari, Fortunati, due Gioia, Bocenti, Marley, Jack Osler, Munerato, Andre. La vinta, stravinta. Sì. Però come dicevi, Kevin, è importante per Saltarelli. Adesso facciamo un paio di calcoli. Adesso diamo linea al podio alle ragazze per le classiche Anilo e le classiche interviste post. Ci rivediamo qui per una chiosa finale. Vince Manfredi, secondo Saltarelli, terzo Marcheruzzo. Al volo al parco chiuso con Stefano Munerato. Stefano, com'è andata? Troppo caldo, ho faticato un po', e non sono riuscito a tenere il ritmo, non ce la facevo, troppo caldo e sono scoppiato prima di fine gara. Hai mollato? Ho mollato un po', non ce la facevo. Beh, effettivamente fa veramente tanto caldo, un po' fuori dal limite, diciamo. Mi dispiace, potevo fare una bella gara, ma purtroppo non ce l'ho fatta. Sarà per la prossima, grazie mille, ciao.
Non scappare. Altro, oggi mi hai ascoltato. Non scappare. Secondo me stava scappando Simone Saltarelli, nonostante ottima gara, giusto? Sì, grazie mille, sì. Una gara sofferta, un caldo esagerato. Parte Manfredi che era imprendibile oggi, però io devo guardare al mio campionato, quindi bottino pieno anche oggi e che dire, tutto a posto. Eccoci qua, post gara, post 600, sempre con il mio fiancante Andrea Tomio. Allora Andre, Bianucci è davanti, 65 punti, 25, 20, 20. Occhio a Saltarelli in rimonta clamorosa. Eh sì. 9, 25, 25, 65, Bianucci, 59, Saltarelli più arretrato, Ferrari 45, 37, Gioia. Quindi nella 600 assoluta, occhio a Saltarelli perché è completamente rientrato dopo una gara 1 brutta a Varano, però è tornato in pista. È tornato in forma e niente, adesso ci aspettiamo dal Tazio in avanti probabilmente un Saltarelli in rimonta. Sto guardando nella classifica Open, sempre Bianucci 65, 60 Saltarelli, 49 Ferrari. Qua si mischiano perché qualcuno delle stock era arrivato, sì, davanti. E nelle stock infatti guarda qua, 65 Osler, 45 Marley, 38 Pozzo. Mi sembra che Osler si sia incamminato verso una vittoria. Occhio però perché Marley fece 0 nella prima tappa a Varano e proverà a rimontare. In definitiva, Saltarelli e Bianucci se la vedranno a Cervesina e sarà una tappa fondamentale. Assolutamente sì. E allora a questo punto appuntamento a Cervesina il 18 luglio. Ciao Andrea. Ciao ciao Gianlu. Ciao a tutti.